Si è conclusa nella giornata di ieri la riunione tecnica del centro-sinistra di Agropoli in vista delle prossime elezioni amministrative nella città di Agropoli. L'incontro aperto a tutte le liste civiche e ai partiti ha rinnovato l'unione della coalizione e la volontà da parte di tutti di proseguire unitariamente il percorso sino al voto. Dalla riunione però è emerso anche che il centro-sinistra punterà alle primarie per decretare il prossimo sindaco. A commentare quanto emerso dalla riunione è Massimo Laporta, in corsa per le prossime elezioni comunali. Arrivano le indicazioni dall'alto, unirsi anche se diversi per vincere al primo turno. Chi ha deciso la formula delle primarie ha decretato l'insuccesso dell'attuale sindaco Coppola, il quale deve prendere atto che i 5 anni della sua amministrazione sono stati fallimentari. A questo punto ci chiediamo come mai il medico Emidio Cianciola ed il medico Elvira Serra abbiano scelto di condividere un percorso comune con gli stessi uomini e donne che in questi 5 anni hanno amministrato la città di Agropoli, a loro dire, nel modo peggiore possibile. Allo stesso modo chiediamo agli elettori della dottoressa Serra e del dottor Cianciola come mai sostengono tale ipotesi di alleanza se il loro programma è quello di essere alternativi all'amministrazione Coppola. Oggi da avversario politico, ieri presente in amministrazione, posso affermare, dichiara Massimo Laporta, che le responsabilità di tanti errori non possono ricadere solo sull'amministrazione Coppola, bensì soprattutto su altri soggetti che oggi, in modo cinico, usano modalità poco rispettose della dignità e della storia di chi sin dalla prima ora si è speso per il progetto politico Agropoli. Massimo Laporta, candidato sindaco di Agropoli con una coalizione di 4 liste civiche, avendo già intuito lo stato di confusione dettato soprattutto dal referente territoriale del Partito Democratico, ha dovuto lasciare l'amministrazione Coppola, non condividendo le modalità politiche e decisionali verticistiche.